Allora, amici, ragazzi, oggi fa più 2 il nostro indice, i mercati sono verdi. Chi segue questa pagina è gente furba, sveglia, non va in acquisto oggi, no? Noi approfittiamo un po' del sangue sulle strade. Comunque, voglio fare però un discorso oggi che i mercati sono verdi e vi leccate i baffi sul po' macroeconomico di questa situazione abbastanza preoccupante che ci troviamo di fronte. Se lo trova l'Europa e a maggior ragione l'Italia. I paesi come l'Italia, in cui era stato, diciamo, trapiantato questo sistema keynesiano, in cui la parte lavorativa, tutta come si chiamano, la parte produttiva della popolazione, chi lavora mantiene tutto il resto. Quando smettono di figliare e di fare figli e moltiplicarsi, come c'è stato i baby boomers e qualche generazione anche dopo, e questo sistema si inceppa e crea dei danni pesanti, ragazzi. I ragazzi adesso sono diversi da quelli di una volta. C'è stato un cambiamento, un po' come chi ha fatto con una piccola parte del patrimonio. Io vi auguro con tutto, investito il compounding interest, no? L'interesse composto. Dopo 4-5 anni avete visto che prende il via, boom! Magari rende 4.000 euro il primo anno, 4-5.000, poi dopo dal quarto anno inizia a rendere 8-9.000. È un po' come mettere un turbo. E questo è successo al contrario nel sistema produttivo del welfare del nostro paese. Allora, dopo vi dirò i due scenari che si delineano per noi, a 50 e 50 stesse probabilità. Allora, loro adesso intanto finiamo il disegno di questa generazione. Loro giustamente amano pensano più a fare i creator, gli influencer. Adesso può fare anche una ragazza cicciottella, può fare la curvy model e vendere i suoi vestiti su Instagram o su TikTok. Ovviamente il sistema non ne parla di questo cambiamento. Io la TV seguo soltanto lo sport, raramente il TG delle 8, ma proprio molto raramente, parlo di 2-3 volte al mese. Però le informazioni che trapelano è quello di che cercano giornalisti pagati dal sistema o giornali che stampano apposta 150.000 copie per prendere il contributo dello Stato. Non perché le vendono, cercano di pagati dal sistema, cercano di deviare il discorso su altro. Il posto fisso, ragazzi, io anche lo vedo sfigatissimo. Tra l'altro, in un periodo come questo, purtroppo, adesso oggi non faccio lo spiritoso. Ho visto gente che ha chiesto ai responsabili di lavorare il più possibile, di fare straordinari, cose, ragazzi, che. Gente che certo che non conosce altri sistemi di soldi, insomma, a parte anche chi non ha capitali, che può fare trading di breve o investimenti di lungo termine, non può fare self-publishing, vendere le proprie competenze sulla rete, metterle. Insomma, quello purtroppo è triste questa realtà, non è molto. Io ci scherzo sopra. Anche Ray Dalio ha fatto questa battuta, spiegando il suo short sull'Italia, una bassa percentuale di popolazione autosufficiente. Anzi, adesso qua approfitto per dirvi un'altra cosa cruda, che se siete investitori crudi o comunque gente. Noi purtroppo noi facciamo mercati, siamo anche un po' avidi. Io sono una persona buona, non sono così attaccata ai soldi, anzi, però. Devo dire quello che sono. Attenti, molto in questo periodo ci saranno tante persone che avranno sempre più problemi. Quindi state molto attenti alla cerchia dei parenti e delle amicizie, se potete salvare il salvabile. Anche personalmente ho fatto delle scelte coraggiose, ho troncato rapporti con stretti parenti da molti anni. Quindi sono cose che fanno parte della vita. Non c'è soltanto l'amore. A me mi vedete forse su Instagram quando non lavoro, che me ne vado sulla costa adriatica. Nella vita ci sono anche delle scelte dure da fare. Allora, e quindi adesso ho fatto un po' il quadro della situazione, provando a fare un po' il simpatico. Voglio dire un attimino, allora, se siete vicini, dipende molto dall'età, se siete vicini alla pensione. Io ho consigliato proprio a un amico pochi giorni fa, gli ho detto: guarda, tu tra 2 anni dovrebbe andare in pensione, se riesci ad andarci facci. Poi tra l'altro tu hai altre competenze, puoi continuare ad arrotondare con la gig economy fino a 5.000 euro, bene o male una casa ce l'hai, quindi non hai da pagare, hai minimizzato le spese. Se
Se siete giovani, ragazzi, valutate, anche qui devo essere abbastanza crudo, valutate di tagliare i ponti, di tirar fuori le palle, andarvi a fare un'esperienza all'estero, lavorare per una compagnia straniera dove c'è anche meritocrazia. Se avete tanta voglia di lavorare, potete guadagnare di più. Non si passa per il leccaggio di culo, la raccomandazione come funziona in Italia o la simpatia. E lì a quel punto, lì siete residenti, pagate le tasse, iscrivetevi all'AIRE, se no l'Italia vi può perseguitare, soprattutto se ogni giorno diventate benestanti, io ve lo auguro, e investite da un paese terzo, adesso col mondo spaccato in due, insomma andatevelo a cercare, insomma non è quello, un paese terzo, non quello dove immigrate, un terzo paese, insomma, che sia fuori dal circuito quantomeno Italia. Allora, qua ci sono due scenari di che volevo parlare. Non lo so, la probabilità io oggi la do a 50 e 50, io mi sto preparando a tutte e due. Un'agonia, un lento impoverimento che mi metteranno anche a me di nuovo in difficoltà, nel senso non in difficoltà che non arrivavo a fine mese, ma che ho dovuto, quest'inflazione che è arrivata, questo rincaro anche del carburante, dei prezzi, anche se me l'ero scappata con l'utenza del gas, mi è arrivata nella vita. Mi ha costretto a fare delle manovre e investire di più per pareggiare quello che non riuscivo a risparmiare. Oppure, se mi si ripresenta, c'è qualcosa di sistemico, anche io, nel senso, dovrò prendere delle decisioni più drastiche, dovrò fare qualcosa per aumentare ancora di più il reddito. Quindi. Oppure il sistema, che un po' già sta dando dei soldi, sta dando delle mancette, fateci caso, questo bonus 200 euro, perché si è reso conto che questo sistema keynesiano basato sul welfare per mantenere lo Stato e i parassiti dello Stato ha bisogno di dare una mano ai lavoratori, perché se saltano tutti i lavoratori, ragazzi, ciao. E proverà a dire, ok, l'inflazione l'accettiamo, torniamo dovish. Borse su, noi faremo plin 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 capital gain, faremo dividendi, faremo, insomma, l'economia diventerà e si infuocherà di inflazione. Lì ci sarà da. Ne abbiamo già parlato, come convivere con l'inflazione, diversificare valute, altre cose, altri asset. Sarebbe la soluzione migliore per chi segue questa pagina, ce l'auguriamo, però noi dobbiamo prepararci anche all'altra. Ci saranno, io il sistema Keynes stesso parlava di affrontare le crisi con le grandi opere, ma io non la vedo fattibile. Le grandi opere purtroppo potranno farle in Ucraina, in Europa, ma che ti costruisci? Poi tra l'altro lì tornerà il problema della manodopera, che fai? Prendi mezza Africa e la porti, e gli dai la cittadinanza e la metti a lavorare qui? Poi tra l'altro ragazzi ci sono paesi più appetibili del nostro, o comunque dell'Europa periferica, che loro saranno sempre più improntati, quindi potrebbe di nuovo tornare questo problema che c'è, questa polemica che c'è, a cui io non sto partecipando di domanda offerta lavoro che c'è, che ci sono dei lavori che non vengono coperti. Io un po' l'ho spiegato all'inizio di questo video, ma il discorso è più ampio anche lì, ma non è mio materiale, penso. Se non me lo chiedete voi con i like e con i commenti, io non ne parlerò del perché manca il lavoro, ci sono anche altri motivi. Comunque, ragazzi, se vi sto simpatico, mettete un like, spero che il video vi è piaciuto e alla prossima. Ma